La provocazione di Cicero, Intesa ceda un euro alla città, la sede di BPV. Blitz nella notte nella villa di Tonini in Puglia, abbattuti 80 olivi secolari. Fas, le mamme dai carabinieri del NOE, solo loro ci stanno aiutando in questa vicenda. Botta ai nonni, scatta il blitz, scoperte in casa armi illegali, nei guai un 24enne. Avanza l'anziano per distrarlo e poi derubarlo, ladra scappa con centinaia di euro. Sulla ciclabile di San Bortolo l'amministrazione ci ha messo un anno per decidere di decidere. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Vicenza, l'informazione di Rete Veneta costantemente in diretta che vi accompagna ogni sera. Iniziamo con BPV, sapete a Roma sono in corso le grandi manovre in Parlamento per dare il via libera all'operazione con Intesa. Da Vicenza nel frattempo arriva una proposta, provocazione del consigliere Cicero che dice a Intesa: vendeteci, naturalmente a pochi soldi, pochissimi, la sede di BPV, fate un regalo alla città, sentite. Chiedo a Banca Intesa un atto di fiducia nei confronti dei correntisti, e io sono uno di quelli, anche dando un segnale positivo, cioè dando quell'immobile di cui so che è superfluo per loro, quell'immobile di Viale Battaglione Framarin, per far cosa? Per fare la nuova sede del Comune di Vicenza. A che prezzo il Comune potrebbe acquisire questo stabile? Ma lo potrebbe acquisire a un euro, che è circa il doppio di quello che la Banca Intesa ha comprato Banca Popolare. Crack BPV, un inferno per migliaia di risparmiatori vicentini, e il consigliere comunale Claudio Cicero lancia questa idea shock. Per lui si tratta di una questione etica. Ha già scritto a Banca Intesa per avanzare la sua proposta e la stessa, attraverso una mozione ad hoc, verrà portata nei prossimi consigli comunali. La banca è una banca solidissima, è importantissima, e credo che non gli facciano di certo difetto nell'aver acquisito a così pochi soldi tutta la banca, cedere questo stabile alla cittadinanza tutta. Così l'edificio che sino a poco tempo fa ospitava una banca intera, un domani potrebbe ospitare tutti gli uffici comunali. Siamo in cerca di spazi unici per poter fare il comune unico, quindi con tutti gli assessorati, con la polizia locale, tutti in un'unica sede. Quella sarebbe meravigliosa come posizione, come raggiungibilità, servizi, ci sono i bus e tutto, ci sono i parcheggi, c'è il parcheggio Europa. Una proposta interessante, indubbio, che non andrebbe a risolvere il massacro provocato dalla Popolare di Vicenza, ma darebbe un segnale di vicinanza alla gente da parte di Banca Intesa, anche se, facendo l'avvocato del diavolo, si potrebbe pensare a una precisa mossa politica in vista delle prossime amministrative. E infatti Cicero lascia aperte tutte le porte. È una mossa che va in capo alle esigenze della gente, della comunità tutta. Io ho sempre lavorato per la comunità. Ma lei si candiderebbe? Ma vediamo cosa succede. Non lo esclude? Io non escludo mai niente. Vediamo, queste le parole di Cicero. Naturalmente aspetteremo noi di Rete Veneta il divenire dei fatti. Andiamo avanti, parliamo sempre comunque di BPV, legata alla cronaca questa notizia. Nella notte ignoti sono penetrati nella villa di proprietà di Gianni Zonini in Puglia e hanno tagliato 80 olivi secolari. Brindisi, se da un lato il caso BPV sta scuotendo l'opinione pubblica dopo il massacro economico per migliaia di risparmiatori, dall'altro torna sotto i riflettori l'ex presidente della Popolare di Vicenza, Gianni Zonin. Ma nulla a che vedere con le banche. Si sta indagando infatti sull'atto vandalico compiuto dai ignoti nella tenuta agricola Masseria Altemura, di proprietà della famiglia dell'imprenditore vicentino, in agro di Torre Santa Susanna in Salento. Tagliati 80 olivi secolari, un blitz in piena regola fatto da mani esperte. Ancora da quantificare l'esatto ammontare del danno denunciato alle forze dell'ordine. Andiamo avanti, parliamo di FAS, un altro tema caldissimo per quanto riguarda il Vicentino. Le mamme che vogliono sapere la verità sull'inquinamento da FAS, le conseguenze che ha avuto questo inquinamento sui propri figli, hanno incontrato e vogliono incontrare i carabinieri del NOE e dicono: sono gli unici di cui ci fidiamo e che ci hanno aiutato.
Noi vogliamo guardarli in faccia, vogliamo che loro ci guardino, che sentano come i nostri figli possono essere i loro figli. Con questo atteggiamento le mamme del gruppo genitori No Fas hanno chiesto e ottenuto un incontro nel pomeriggio con i carabinieri del NOE. Un attestato di stima verso un'istituzione che ha avuto il merito di cominciare ad indagare efficacemente sull'inquinamento dai Fas, attribuendo le prime precise responsabilità. Ci hanno aiutato e aiutano la collettività e anche gli amministratori a comprendere chi sono i responsabili di questo inquinamento, grazie anche all'analisi ARPAV, grazie agli esposti, grazie alla magistratura, abbiamo una base per agire. Presentando gli allarmanti risultati degli esami del sangue dei propri figli, le mamme hanno voluto offrire solidarietà ed appoggio ai militari dell'arma, un modo per cercare di collaborare con le istituzioni per procedere il più velocemente possibile alla messa in sicurezza del territorio e dei cittadini. È importante che loro vedano, che sentano noi genitori e che tutti insieme proseguiamo in questa, diciamo, lotta, anche se è una parola dura, ma questo è. Vogliamo proprio che ci sentano come persone, come cuore. C'è la professione, ma c'è anche il cuore, c'è la responsabilità di un genitore. Adesso parliamo del Parco Astichello, della ciclabile. Il Comune ci ha messo praticamente un anno per decidere di intervenire. Avremo un unico grande collegamento una volta completata anche la pista ciclabile di Viale d'Alviano, che ci porterà da Viale Trento, passando davanti appunto alle celle mortuarie e arrivando alla cittadella degli studi di via Baden-Powell. Una bonifica e riqualificazione di un'area cittadina che aspettava da tanto tempo venisse finalmente presa in considerazione. I residenti dell'area compresa tra via Bedeschi e viale Cricoli in zona San Bortolo chiedevano almeno da un paio d'anni che la zona venisse drasticamente ripulita. Un degrado dovuto al comportamento incivile di sbandati e senza fissa dimora che lì bivaccavano alimentando un intollerabile senso di insicurezza generalizzato, come ammette lo stesso assessore competente. L'esigenza dei cittadini di veder rinascere un'area che appunto è spesso preda di soggetti che portano degrado e che quindi attraverso questa nuova realizzazione dovrebbero essere allontanati definitivamente da quest'area. Meglio tardi che mai, un anno e mezzo almeno per decidere di decidere. Ora, con la costruzione di questa pista ciclabile, il Comune ritiene di porre fine al malcostume al degrado. Sarà, e intanto attendiamo l'effettiva realizzazione. Oggi registriamo la dichiarazione di intenti almeno, sperando non sia solo la politica degli annunci. Sono 127.000 euro di lavori, serviranno a creare un percorso ciclabile e pedonale all'interno dell'area verde dell'Astichello e consentirà chiaramente di attraversare in tutta sicurezza quest'area in tutte le stagioni. Al fianco dei residenti ormai spazientiti controlleremo lo stato di avanzamento dei lavori e soprattutto l'efficacia dell'intervento. Andiamo avanti con la cronaca, parliamo di un 24enne finito nei guai per maltrattamenti in famiglia, pensate se la prendeva con i nonni, scatta il blitz delle forze dell'ordine che tra le altre cose in casa trovano armi detenute illegalmente. Per anni aveva picchiato, aggredito, minacciato di morte il nonno ottantenne fino a quando l'anziano non ce l'ha più fatta e lo scorso gennaio ha denunciato i carabinieri di Brendola e il nipote. Per lui era stato disposto l'ordine di allontanamento dall'abitazione dei nonni materni a Fimondi Arcugnano, dove vive da 8 anni. Ma quando ieri pomeriggio i militari sono andati a notificargli il provvedimento, nella sua camera da letto hanno trovato una sorpresa. Abbiamo rinvenuto un'arma con la matricola brasa e un'altra arma in una stanza sempre nella disponibilità del ragazzo con una matricola sulla quale sono in corso accertamenti. Verrà inviata al RIS di Parma per far emergere la provenienza di questa arma e quindi poi verificheremo eventuali sviluppi su questi aspetti. Per lui Alex Pauletto, operaio di 24 anni, con una vera mania per fucili, pistole e coltelli, sono scattate le manette e proprio questa anomala passione per le armi e la detenzione di un fucile con matricola brasa ha fatto correre la mente all'omicidio di Mauro Pretto, il boscaiolo di Zovencedo, a pochi chilometri da Arcugnano, freddato lo scorso maggio da una fucilata davanti casa, il cui assassino non è ancora stato trovato. Al momento, per i militari, nessun legame tra le due vicende. Avvicina un anziano, gli fa delle avance, lui rifiuta, lei lo aggredisce, scappa con centinaia di euro.
Gli offre compagnia e aiuto, gli chiede di appartarsi con lei, ma il suo rifiuto lo spinge a terra ferendolo e gli ruba il portamonete con dentro 900 euro. Brutta avventura per un 77enne vicentino che ieri mattina, mentre aspettava l'autobus nei pressi di via Legione Antonini, è stato avvicinato da una sconosciuta in bicicletta che gli ha fatto precise avance. La donna però si è ben presto rivelata tutt'altro che benevola. Dopo la rapina ha fatto perdere in un lampo le sue tracce, l'anziano a fatica è riuscito ad alzarsi e chiamare il 113. Gli agenti lo hanno accompagnato al pronto soccorso per le cure. E andiamo avanti con la cronaca. Parliamo di questo stupro, di questa violenza. In autunno violentò una minorenne nigeriana. Il GIP cambia sentenza, dai domiciliari finisce in carcere. Caldogno, si aggrava la situazione per un serbo di 35 anni. L'uomo, in concorso con un'altra persona, lo scorso 20 novembre si era reso protagonista di una violenza sessuale ai danni di una nigeriana minorenne. Dal suo arresto era ai domiciliari nella sua casa di Caldogno, ma è di ieri la decisione del GIP di trasferirlo in carcere a Vicenza. Troppo lieve la misura cautelare per l'uomo, ritenuto responsabile di rapina e lesioni personali ai danni della giovane. Un tentato bacio alla francese ha portato in tribunale, dritto dritto in un'aula di giustizia, un anziano. Vicenza, è finito a processo l'anziano che lo scorso 4 maggio aveva baciato sulla bocca, infilandole la lingua, ad una mamma americana con i suoi bambini nei pressi della fermata del bus di Via De Ferretti. La donna aveva denunciato il fatto in caserma. L'episodio, ricostruito dai carabinieri, ha portato all'identificazione di un 64enne residente ai Ferrovieri, grazie alle immagini acquisite dalle telecamere in zona. Adesso vi facciamo vedere questo video particolare pubblicato da Vicenza Today sul sito, è online. E cosa testimonia? L'intervento dei carabinieri, adesso ve lo faccio partire immediatamente, dei carabinieri della forestale che hanno trovato questi quattro cuccioli di rondinella che erano caduti dal nido. Li hanno recuperati, li hanno portati alla loro centrale operativa e li hanno anche sfamati. Tutto bene, quel che finisce bene, si prenderanno cura di loro. Andiamo avanti con il telegiornale, vi facciamo sentire, vedere un concerto particolare. Metti sei musicisti, metti che sono tutti molto giovani e sono pure eccellenze del conservatorio. E se il ritmo è gioia, beh, questi giovanissimi percussionisti, età media 21 anni, ne sono l'emblema. Ma sono anche l'esempio di passione, dedizione, impegno. Quello che ti abbaglia all'istante è la loro carica nel momento in cui si pronuncia la parola musica. Io quando entro in conservatorio sento questo mix di suoni che, anche se sono stressatissimo, arrabbiato, mi tranquillizzo proprio perché sento che sono nel mio habitat. Ci vuole passione soprattutto, impegno, costanza e voglia di fare. Tu hai 18 anni appena, che consiglio ti sentiresti di dare ai tuoi coetanei? Iniziate a suonare perché la musica è divertimento. Palazzo Barbaranna hanno portato brani del luminare del percussionismo Dave Samuels sotto la guida del loro maestro, il vibrafonista Saverio Tasca, apprezzato a livello internazionale. Una volta mi ha detto che la fa imbestialire questo luogo comune che lega tante negatività al mondo dei giovani, alla sfera dei giovani. Sì, c'è un luogo comune proprio, come ha detto, sul ruolo e sulle capacità anche di spesa personale dei giovani. In questo caso, in questo concerto, vediamo l'esatto contrario, vediamo delle persone che hanno voglia di darsi da fare, di suonare, che suonano bene, e quindi la cosa è il mezzo migliore per contraddire queste idee. Insomma. Le eccellenze cominciano anche a 18 anni, come questi ragazzi. Sì, assolutamente. Bravi, avranno fatto anche una bella sudata con le temperature di questi giorni e infatti scatta l'allarme caldo e afa, come vediamo da Vicenza Today, attivato il numero di emergenza per il disagio fisico a seguito delle previsioni del centro meteo dell'ARPAV che annuncia ondate di calore per il prossimo weekend. Il centro funzionale della protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme climatico, quindi c'è questo numero verde e la protezione civile è pronta a intervenire perché nel weekend si prevedono picchi di calore molto alti, fate attenzione ed evitate naturalmente, mi riferisco ad anziani e bambini, le ore più calde del giorno.
Questa sera torna Focus 21:15, si parlerà di banche, di BPV e Veneto Banca, dell'operazione Intesa, parleremo dei risparmiatori beffati che rischiano di rimanere beffati una seconda volta. In studio ci saranno Jacopo Berti, Patrizio Miatello, l'avvocato Moschini, Carlo Garofolini dell'Adico e poi naturalmente Mirella Tuzzato e le sue storie di veneti schiacciati dalla crisi. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione di TG Vicenza, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. A presto. Le previsioni per domani: cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso con significativi spazi di sereno, ma anche qualche addensamento sulle zone montane nelle ore più calde. Precipitazioni generalmente assenti, salvo nelle ore più calde una probabilità bassa sulle zone montane e su parte di quelle pedemontane, nulla o molto bassa altrove. Temperature: prevarrà un moderato aumento, specie sull'entroterra.